La comunità cristiana del Veneto e della Compagnia di Gesù piange in queste ore la morte di uno dei suoi decani, un uomo colto che insegnò chimica per quasi 40 anni all'Università di Padova, fondatore dell'Associazione di Volontariato Universitari Costruttori. Il riferimento è al vicentino padre Mario Ciman, originario dell'Ovest, sventosi all'età di 96 anni nel capoluogo patavino, dove ha trascorso gran parte della sua esistenza e della sua missione in vesti di gesuita. A dare il primo la notizia della morte del sacerdote e docente in pensione Il Mattino di Padova, che ha reso noto come la cerimonia funebre prevista in forma privata, vista l'impossibilità di garantire l'accesso alle centinaia di persone attese, sarà trasmessa in diretta televisiva da Telechiara sul canale 14. Il funerale si celebrerà domani, giovedì 24 giugno, a partire dalle 15. È un illustre vicentino ad andarsene, padovano d'adozione, la cui famiglia è molto nota nella provincia iberica, in particolare nel settore dell'economia. Basti pensare a Massimo Calearo Ciman, ex presidente di Confindustria Vicenza ed ex parlamentare, suo nipote, al pari di Luciano Vescovi, attuale guida dell'associazione che rappresenta gli industriali vicentini. Oltre ai tanti nipoti e i parenti, padre Mario era il secondo di 8 fratelli. Era nato nel settembre del 1924, vivendo l'orrore della Seconda Guerra Mondiale, da giovane studente in seminario.